Gigino Mazzocco, presidente dell'Isernia, allora vi siete attivati perché domenica possa essere veramente un bel derby, una bella giornata di sport. Sì, tutta la società, tutti i dirigenti stanno al lavoro, ognuno ha avuto una delega da me per occuparsi di una determinata cosa specifica e stanno lavorando alacremente tutti quanti. Ho visto per Isernia i nostri manifesti in abbondanza che annunciano l'evento e ho visto anche tanti e tanti manifesti, non nostri, ma sicuramente degli ultras, che invitano la cittadinanza ad andare tranquillamente allo stadio. Ecco, avete aumentato anche il numero la capienza del settore ospiti, l'avete portata a più di 800 posti. Sì, abbiamo fatto i salti mortali, perché in effetti lì c'era già una tribuna metallica di 800 posti, però è stata smontata e rimontata per l'occasione a tempo da record da parte degli operai del comune e l'hanno fatto un po' più piccolina di quella che c'era, invece di 800 è di 600 posti, in aggiunta ai 242 di quella di cemento esistente, per cui la capienza totale per il settore ospiti è di 842 posti a sedere. Ecco, sarà sicuramente un bel derby anche perché le squadre hanno entrambe 22 punti in classifica, che sicuramente sono un bottino soddisfacente per l'Isernia. Il Campobasso era partito con altri obiettivi, però insomma a questo punto le due squadre si equivalgono. Sì, è vero, forse avevamo obiettivi diversi e destini diversi, sia noi che il Campobasso, loro puntavano in alti e sono venuti verso il centro, noi puntavamo al basso e siamo andati anche noi verso il centro, per cui sono due squadre che oggi forse sulla carta e anche come dice la classifica si equivalgono, per cui io penso che domenica ci sarà un bel incontro di campo. Dove sicuramente la prestanza atletica e fisica e mentale delle due società la faranno da padrone. Voi avete indetto anche la giornata biancoceleste. Sì, giornata biancoceleste perché in un incontro di calcio clou del nostro campionato sicuramente volevamo che ci fosse tanta partecipazione. Devo dire che a differenza di forse delle dicerie che ci sono, la capienza della tribuna, dei locali non è di 800 persone, come diceva qualcuno, ma è di 1350 posti per i locali e 842 per gli ospiti. Noi speriamo di vendere tanti biglietti già in prevendita. Abbiamo iniziato ieri alle 16 a vendere biglietti e stamattina mi hanno chiamato dall'unico posto dove noi li stiamo vendendo. Hanno venduto già 850 biglietti, quindi si spera bene fino a domenica. Va bene, un'ultima cosa, Gigino, domenica è anche il 20 dicembre, l'ultima giornata del girone d'andata, quindi adesso al di là di come andrà la partita, che ci auguriamo possa essere una bella partita, alla fine un'opportunità anche per un bel brindisi di Natale. Ma sicuramente sì, noi ci scambieremo gli auguri con i giocatori e la società del Campobasso per augurare a entrambi un buon Natale e un felice anno, sia alle famiglie, sia da un punto di vista appunto familiare, ma anche da un punto di vista sportivo, augurando a Campobasso che possa riprendere le sue ambizioni di inizio campionato e noi di fare una bella figura per il prosieguo del campionato.